Erenzel eliminata del quinto live show di X Factor 2018 in onda giovedì 22 novembre in prima serata su Sky 1. Una puntata importante, perché i concorrenti, che in apertura si esibiscono in un medley con i Subsonica, hanno modo di far sentire i propri brani inediti. La prima a esibirsi è Luna con Los Angeles, brano firmato anche da Jake LaFuria. La canzone parla di lei e del fidanzato che vive proprio in America sul ritornello Noi Già Esaltati, da stanotte sull'iPod fissa. Lodo apprezza la narrazione rap della figura di Luna che passa attraverso immagini non comuni per chi fa questo tipo di musica, generalmente infarcito di ostentazione di ricchezza e volgarità gratuite. Nel presentare Cielo Inglese, il brano di Renza, Fedez ancora una volta sottolinea come lei sia la meno considerata di questa edizione. Basta Federì, basta. Fossimo in lei inizieremmo a protestare per questa etichetta. Agnelli pensa che il pezzo sia carino ma non trova in lei qualcosa che gli faccia dire wow. Manca un po' di carattere psicofisico, afferma la Mayonkey, che comunque resta ammirata da tutta questa perfezione. X Factor 2018, quinto live show, la fine del mondo secondo Anastasio. Il momento più atteso è arrivato. Anastasio presenta l'inedito La fine del mondo, in realtà già portato alle audizioni ma ora rivisto e corretto. La resa in scena è, manco a dirlo, apocalittica. Tu per me sei il grande cortocircuito di X Factor. Per 5 lunghi anni ho cercato un concorrente che mettesse un focus sulla scrittura e tu ci sei riuscito, osserva Fedez. Per Agnelli questo è un pezzo che marcherà questa edizione di X Factor. Cheryl parla invece del rapporto inesistente col padre nel brano Non ti avevo ma ti ho perso, firmato anche dallo stesso Manuel Agnelli. Lodo ricordati la bellezza di essere liberi di raccontare la propria storia. Parole che fanno commuovere la ragazza che fino a questo momento ha cercato di trattenere l'emozione. I Subsonica tornano sul palco per presentare il nuovo singolo, Respirare, e subito dopo arriva il verdetto della prima manche, che manda al ballottaggio Renza.X Factor 2018, quinto live show. La chiarofobia di Martina Attili è già un tormentone. La gara riprende con Naomi e l'inedito Like the Rain che raccoglie complimenti dai giudici. Però Lodo Guendi osserva: forse per me che sono un ascoltatore semplice mi sono un po' perso riscontrando alcuni elementi di comprensione non immediata. I Bowland, unico gruppo superstite della squadra di Lodo, porta il brano Don't Stop Me. Ho sentito meno fascino e più civiltà bianca, sentenzia la Mayonkey, con cui concorda Fedez. Per Agnelli invece sono stati ipnotici come sempre. Si prosegue con Leo Gasman che propone la canzone da lui scritta più beh, una canzone sincera che quindi può essere giusta per te, sostiene Fedez. Agnelli riscontra maggiore naturalezza rispetto al solito, Guenzi critica la visione perfetta dell'amore che emerge dal brano. Si chiude con Chiarofobia, pezzo che Martina Attili ha portato alle audizioni. Punto è una cosa fortissima e bella, non dimenticarti mai di te stessa, non perdere mai la tua stranezza per un disco venduto in più. Io ti ringrazio per avermi emozionato stasera, commenta Lodo Guenzi, sei una ragazza che dice cose particolari, brava, osserva la Mayonkey. Prima di conoscere il verdetto del televoto è tempo di ascoltare gli altri ospiti della serata, gli Uberphonic qui che sono con il nuovo singolo Romanti. La busta è già nelle mani di Alessandro Cattelan al ballottaggio con Renza Vanaomi. Avete cantata per settimane, avete intasato YouTube facendone cover acustiche. Chiarofobia arriva finalmente sul palco del live di Cancelletto XF12 in una veste rinnovata ma con una costante il talento di Cancelletto Martina Attili. pic.twitter.com/9apnbunxfactor2018, quinto live show, l'ultimo scontro fratricida per il team di Fedez, che vede le sue due concorrenti battersi all'ultimo scontro. Renza porta Waiting in Vain di Bob Marley, mentre Naomi propone Bang Bang CJCJ, Ariana Grande e Nicki Minaj. È il momento delle scelte finali. Fedez chiede ai colleghi che si vada al tilt, e gli altri giudici lo assecondano in modo che sia il pubblico a scegliere chi far rimanere in gara. E i telespettatori decidono di salvare Naomi, decretando quindi l'eliminazione di Renza.X Factor 2018. Tutte le puntate: prima puntata di audizioni Le lacrime di Asia Argento e La chiarofobia, seconda puntata di audizioni L'attore porno e La lezione di vita di Mara Mayonkey, terza puntata di audizioni Il nipote di Vittorio Gassman e Il Pussy Power, quarta puntata di audizioni Una concorrente cita Chiara Ferragni, Fedez non ci sta, prima puntata di Bootcamp Cheryl incanta con Listen di Beyoncé, seconda puntata di Bootcamp Anastasio stupisce con la sua versione di Generale di De Gregorigli, Home Visit Manuel infrange le regole per Cheryl ed esclude Camilla, primo live show il debutto logorroico di Lodo Guenzi, secondo live show imbarazzo sul palco, Shaggy Khan.